Una festa nel verde della collina di Superga per celebrare la candidatura del marchio di territorio Collina Po alla rete mondiale MAB UNESCO. Un processo che, avviato nel marzo scorso con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, coinvolge un'ottantina di comuni e verrà presentato ufficialmente a Parigi a fine settembre. Con la candidatura al MAB UNESCO, il marchio Collina Po mira a mettere insieme i valori della natura, della cultura e della storia e dell'architettura di questo territorio. Un paesaggio metropolitano significativo con un fiume, una grande collina, un'area orientale dell'area metropolitana che è stata troppo sottovalutata e che adesso ha bisogno di un rilancio. Il nostro marchio Collina Po ha voluto essere di nuovo presente sulla scena dei marchi di territorio di quest'area, proponendo a tutti i comuni, oltre 80, di diventare partner in un programma internazionale. Questa sfida ci porterà di sicuro ad avere un paesaggio migliore e delle condizioni anche di attrattività turistica ed economica maggiori. Questa candidatura è basata sulla collaborazione insieme ai comuni. Il MAB deve nascere dal territorio e così è nata questa ricerca e questo dossier. Si parla di un territorio che da una decina di anni collabora, è strutturato, lavora su progetti, per esempio la rete dei sentieri, e abbiamo ritenuto insieme al parco che questa storia fosse un elemento chiave per poter candidarsi a MAB. E lo stesso è stato presentato sia al Ministero dell'Ambiente che agli organi MAB che hanno apprezzato questa storia di collaborazione. Per l'occasione la quarta edizione del Superga Park Tour ha portato sul tetto di Torino una nutrita serie di eventi tra natura, sport, cultura ed enogastronomia. L'iniziativa si colloca tra gli eventi di avvicinamento al Congresso Mondiale degli Architetti del Paesaggio che si svolgerà ad aprile nel capoluogo piemontese. Dal 20 al 22 aprile 2016 a Torino c'è un evento importantissimo per AIAP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, per la città e credo per il nostro paese, perché ospiteremo i paesaggisti di tutto il mondo che parteciperanno appunto al congresso mondiale di IFLA, International Federation Landscape Architect. Un'occasione straordinaria per fare il focus sul paesaggio, un'occasione straordinaria per parlare di quelle che sono le valenze dei nostri territori e di quanto è importante il paesaggio per la qualità della vita delle popolazioni.